Allora, ciao, oggi è il 27 di agosto, quindi è passato esattamente un mese da quando abbiamo raccolto i semi di cipresso e volevo aggiornarvi su cosa sta succedendo, che cosa sto facendo. Ve lo mostro subito e vi spiego. Allora, questi che vedete sono i semi di cipresso che ho piantato un mese fa all'interno dei fazzolettini, come vi feci vedere, imbevuti d'acqua. Nel frattempo, 2 giorni fa, cosa è successo? 2 giorni fa li ho trasferiti dai fazzoletti in questa scatola con l'ovatta inumidita li ho tolti da dentro il frigorifero. Quindi a esattamente più o meno un mese di distanza, il giorno 25, li ho tolti dal frigorifero, e li ho messi dentro questa scatoletta tutti insieme su un po' di ovatta bagnata. 2 giorni fa i semi erano ancora senza nessuna radice, non si stavano schiudendo, non stavano germogliando e molti di loro ancora non stanno germogliando, mentre alcuni, di cui adesso vi faccio vedere anche le fotografie, alcuni invece stanno cominciando a germogliare. Io cosa ho fatto semplicemente oggi con un cucchiaino e uno stecchino, li ho guardati uno a uno. E li ho selezionati, ho cominciato a diciamo separarli, quelli che stanno germogliando da quelli che non stanno germogliando. Forse non lo so, forse si vede, ce n'è uno qui proprio, questo, che ha già proprio la radichetta, mentre gli altri sono girati in maniera, mentre gli altri, vabbè, comunque metto le foto, gli altri si stanno aprendo, si stanno schiudendo. E quindi li ho selezionati e li ho portati lì per essere più facilmente riconoscibili. E quindi cosa è successo? È successo che quindi cosa è successo? È successo che fondamentalmente li abbiamo fatto sentire il freddo per un mese, quindi li abbiamo indotti a credere che fosse inverno. Poi dopo un mese li ho tolti dal freddo e quindi il seme probabilmente ha cominciato a credere che stesse arrivando la primavera e fosse il momento di mettere le radici e niente, e difatti si sta insomma stanno cominciando a radicare. Questa è una cosa che ho letto su internet. Mi sono fatto un giro di un po' di siti che trattano proprio agricoltura e cose di questo genere, quindi la vernalizzazione insomma non è un qualcosa che ho inventato io, è una cosa che si fa con quasi tutti i semi. Per quanto riguarda appunto i semi del cipresso ci vuole un mese di vernalizzazione, da quello che ho letto che può andare da un mese a 70 giorni, 100 giorni, dipende, però avevo visto che il minimo era un mese. E pare che i semi di cipresso abbiano il 20-35% di possibilità di germinare, quindi vuol dire che su tanti semi che escono da una coccola, poi solo il 20-35% al massimo germineranno. Vuol dire che tutti questi che vi ho fatto vedere, ce ne saranno solo veramente pochi che poi alla fine faranno la radice. Io comunque ne ho anche già messi a vernalizzare tanti altri che nel frattempo ho raccolto. Questi erano i primi che vi ho fatto vedere, poi vi do aggiornamenti anche sugli altri. Gli altri per sperimentare, alcuni li ho inseriti direttamente in scatolette con l'ovatta inumidita. E altri li ho trattati, come vi ho fatto vedere, con il fazzolettino inumidito e quindi i semi chiusi all'interno del fazzolettino inumidito. Nulla, quindi questo è l'aggiornamento a oggi 27 agosto.
Penso che fra qualche giorno poi comincerò a mettere i semi nella terra, i primi semi che sono già germogliati nella terra, e poi vedremo che cosa succede. Nel frattempo magari aspettiamo che questi altri semi qui moglino anche loro. Vediamo quanti di questi riusciranno a passare nella seconda scatoletta, o nella terza scatoletta, insomma. Vediamo se poi non ci sarà abbastanza spazio qui. Allora passerò anche a metterli qui dentro. Va bene. E ciao a tutti. Ci rivediamo, non so quando. Ciao.